Buongiorno, bentrovati dalla redazione del Capoluogo. Partiamo subito con le notizie del 22 febbraio 2019, mentre scorrono le immagini della pausa caffè del nostro direttore Roberta Galeotti con Giorgio Fedele, consigliere regionale neoeletto in quota Movimento 5 Stelle. E passiamo subito alle onde gravitazionali e ad una buona notizia. Anche la ricercatrice del GSSI e dell'INFN Marika Branchesi, nello studio che ha fotografato il getto relativistico prodotto dalla sorgente GW170817. I risultati dello studio di un team internazionale coordinato da Giancarlo Ghirlanda, primo ricercatore dell'INAF, sono stati pubblicati sulla rivista Science. Ci sono voluti 33 radiotelescopi distribuiti in 5 continenti, dall'Australia agli Stati Uniti, passando per Asia, Europa e Sudafrica, e 36 astronomi di 11 nazioni per misurare le dimensioni della sorgente, la prima di onde gravitazionali rilevate dagli interferometri LIGO e Virgo, osservata anche nella sua componente elettromagnetica da decine di telescopi a più di un anno dalla sua scoperta. Passiamo dunque alla politica. Giunta della Regione d'Abruzzo, Forza Italia non partecipa alla riunione dei partiti di centrodestra, che non hanno accettato che il coordinatore Nazario Pagano trattasse anche per il seggio della delega di Cesa. E da qui l'abbandono della riunione e le ipotesi di ripartizione formulate da Lega, Fratelli d'Italia e Azione Politica, che andranno al tavolo nazionale. Intanto Pagano si dice sicuro che la vicenda si chiuderà nel migliore dei modi. È normale che un gruppo formato da tre consiglieri regionali, senza contare quello dell'UDC, abbia uguale rappresentanza in giunta di Azione Politica che ne ha preso uno o di Fratelli d'Italia che ne ha due, ma che tra l'altro ha già il presidente della regione che vale tre assessorati. Se vogliamo far partire questa legislatura basta solo un pizzico di buonsenso, dice Pagano. Nei guai un birrificio nell'Aquilano, sospesa l'attività dopo l'intervento dei NAS di Pescara. Questa mattina i carabinieri, a conclusione di un'attività ispettiva condotta con la collaborazione dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Pescara, ha segnalato una persona all'autorità amministrativa e sanitaria. L'uomo, in qualità di legale responsabile di un birrificio nell'Aquilano, è accusato di aver mantenuto i locali dell'opificio con inadeguatezze igienico-sanitarie, strutturali e gestionali e omesso di notificare all'autorità competente l'attività di birrificio ai fini della registrazione, omesso di attivare le procedure aziendali di tracciabilità e rintracciabilità, è indicato erroneamente dei dati obbligatori su 400.500 bottiglie di birra prodotte. Ci spostiamo al comune dell'Aquila. Luigi Deramo chiede un vertice di maggioranza per chiarire i rapporti nella coalizione. La Lega vuole dettare i tempi della ricomposizione della giunta e il deputato aquilano Luigi Deramo chiede un vertice di maggioranza per chiarire tra i partiti quali siano i reali equilibri che si sono strutturati all'indomani delle elezioni regionali. Non possiamo ormai più rimandare, scrive Deramo, urge fare chiarezza in termini politici su quali siano realmente i gruppi consiliari all'indomani delle elezioni regionali. Nelle ultime settimane abbiamo assistito a innumerevoli trasmigrazioni tra movimenti civici e partiti politici e noi della Lega non intendiamo far passare un giorno in più senza chiarire con i gruppi consiliari quali siano le reali espressioni dei partiti, chi li rappresenta e quali assessori sono il loro riferimento in giunta. E chiudiamo con il meteo. Venerdì all'Aquila, tempo asciutto al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi e nuvolosità in aumento al pomeriggio ma senza fenomeni associati. Stabile anche in serata e in nottata con nubi sparse e schiarite, temperature comprese tra 2 e 13 gradi. In Abruzzo al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, nuvolosità in aumento al pomeriggio con locali piogge sulle coste e stabili altrove. Tra la sera e la notte piogge sparse con neve sui rilievi oltre i 1200-1300 metri. E per oggi e anche per la settimana è tutto dalla redazione del Capoluogo che vi dà appuntamento a lunedì con le notizie del giorno.